Nella sesta giornata del campionato di Serie D, girone F, capolavoro biancazzurro al Riviera delle Palme. Il Pineto vince e convince per 0-3 contro la San Benedettese. Calcio d'inizio per i padroni di casa, la contesa vede un grande equilibrio in campo con le due formazioni che provano a pungere, ma le difese attente riescono a sventare anche con qualche brivido e qualche protesta. Al 25esimo Tegola in casa Pineto, Maior avvisa un problema fisico ed è costretto ad uscire dal campo. 120 secondi dopo arriva la prima occasione del match, Proia ben imbeccato conclude, un acciaccato, Mercorelli smanaccia in corner. Nella ripresa il match inizia con due episodi spartiacque. Umile, pescato alla perfezione, manca l'impatto con il pallone da posizione privilegiatissima, vanificando il possibile vantaggio locale. Dalla parte opposta, classica regola non scritta del calcio. Giambè sguscia in aria e riceve una spallata da Conson, ottenendo un calcio di rigore dal dischetto. Allegretti, freddo, lo sbaglia per il più classico del gol mangiato, gol subito. La Samp prova subito a rialzare la testa, malinteso della difesa biancazzurra. Emili prova ad approfittare, ma accarezza solamente l'incrocio alla destra di Mercorelli. Il Pineto cinico raddoppia, Allegretti si invola sulla destra, movimento perfetto ancora di Giambè che apporta spalancata, comodo, sigla il doppio vantaggio. Lo stesso ex Castelfidardo oggi in giornata di grazia non ha problemi alla mezz'ora a siglare una doppietta pesantissima e il triplice vantaggio ospite, approfittando di una leggerezza della retroguardia di Mister Prosperi. La Samp prova a reagire, ma Vita in azione personale viene fermato sul più bello dalla difesa di Mister Daniele Mauro. Nel finale i rossoblu ci provano con tutte le loro forze quantomeno a siglare il gol della bandiera, ma il Pineto riesce ad accaparrarsi l'intera posta vincendo e convincendo a Riviera delle Palme. Mister, oserei dire un secondo tempo devastante. Sì, ma nell'intervallo ero stato chiaro con i ragazzi. Se avessimo continuato a fare una prestazione di quel tipo, la partita non aveva un buon fine. Quindi i ragazzi fortunatamente hanno capito che noi dovevamo fare una prestazione importante per portare via un risultato importante. Poi l'episodio del rigore ha sbloccato la gara, poi a campo aperto siamo stati abili e cinici nel chiuderla. Abbiamo difeso bene, quindi il risultato, vista la squadra seconda parte della gara, che abbiamo meritato, forse il risultato è un po' troppo ampio per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti, la prestazione delle due squadre. Ma speravo che le cose cambiassero, perché possiamo e dobbiamo far meglio. La prestazione della squadra non era quella che mi aspettavo nel primo tempo e abbiamo palleggiato male, abbiamo preso qualche ripartenza di troppo, abbiamo preso troppi uno contro uno, soprattutto sugli esterni. Non abbiamo grandi pericoli, però la Samp si faceva insidiosa e noi dall'altra parte sembra non abbiamo tirato né un calcio d'angolo e neanche una volta in porta. Non era un buon segnale, quindi era chiaro che dovevamo cambiare l'atteggiamento e la prestazione. L'episodio di rigore un po' ha cambiato la gara, poi il campo aperto siamo stati bravi a chiuderla e difendere il risultato con merito, perché poi la prestazione è salita di tono da parte di tutti quanti. Mister, le volevo chiedere di Giambè, era in panchina, è entrato, si è fatto trovare pronto, ma ormai ogni domenica si fa trovare pronto. Sì, ma noi abbiamo tre attaccanti importanti, purtroppo Maio ha avuto un problema fisico e mi sembra che sia rientrato, quindi certamente non ha portato niente di problematico. Sappiamo che, ripeto, gli attaccanti ne abbiamo tre importanti, i numeri parlano chiaro, adesso bisogna gestirli e cercare di sfruttare meglio le caratteristiche di ognuno a seconda della partita che andiamo a affrontare. Sì, gli obiettivi, per il momento, presto gli obiettivi importanti parlare adesso. Come io avevo detto in precedenza, siamo alla sesta partita, le prime gare avevamo qualche problema di organico, di condizioni di diversi giocatori, tra squalifiche e via dicendo. Sapevo che una volta recuperati un po' tutti quanti, la squadra poteva esprimersi meglio e crescere di partita in partita. Lo stiamo facendo, domenica è stata la prestazione un punto di partenza, oggi abbiamo confermato un risultato importante contro una squadra, una diretta concorrente per l'alta classifica, quindi questo ci può dare soltanto un'iniezione di fiducia per poter migliorare ancora e crescere come squadra. Crede nella vittoria del campionato? In questo momento sembra prematuro credere per la vittoria del campionato. Noi sappiamo che siamo partiti per un campionato importante, avete visto la classifica, i risultati anche di oggi, c'è grande equilibrio, quindi porsi in obiettivo di vincere, ma chi è che non vuole vincere? Noi siamo i primi, io e il presidente, vogliamo vincere il campionato, però
il percorso è lungo e in questo momento dobbiamo lavorare e crescere come squadra fin da domenica prossima, perché adesso magari tutti si aspettano magari il Pinedo rullo compressore, invece in questo campionato bisogna lavorare e preparare le partite al meglio, perché poi dopo si va incontro a problematiche di gara in gara. Sì, venendo qua a San Benedetto sapevamo che era una squadra molto, molto rognosa, che ci trovavamo in un campo pure bello difficile. Sapevamo che dovevamo essere concentrati sin dal primo minuto e penso che abbiamo messo la voglia giusta, l'atteggiamento giusto. Mi sono fatto trovare pronto già dalla panchina, perché sapevo che, come ci ha detto il mister già in allenamento, che tutti dovevamo essere pronti in qualsiasi momento, potevamo cambiare la partita in qualsiasi momento. Quanto pensi di poter migliorare anche a livello offensivo? Sì, molto, dicendo di migliorare pure oggi, a parte i gol che ho fatto non mi è piaciuto tanto la mia partita, perché comunque ho sbagliato su tante cose, non ho aiutato la squadra magari a tenere palla. Poi penso che col lavoro e con la voglia di migliorare ce la farò. Sì, sono giocatori forti, sono giocatori importanti per noi e con loro in allenamento mi aiutano, mi danno i consigli, perché comunque sono giocatori che hanno una grossa carriera diversa dalla mia e da loro mi trovo molto bene, con qualsiasi giocatore mi trovo davanti e cerchiamo di giocare uno per l'altro. Ecco. Stessa domanda di mister Amaolo, credi nella vittoria del campionato? Sì, però adesso penso che è ancora presto guardare la classifica, adesso penso che dobbiamo solo lavorare e abbassare la testa, a fine anno alzeremo la testa per guardare la classifica, ecco, questo dobbiamo fare secondo il mio punto di vista. Mister Prosperi, partiamo dalla fine, i fischi dei tifosi come li legge? Beh, ci mancherebbe, insomma, perdiamo 2 pezzi in casa, 3-0, è giusto che ci fischia, assolutamente, come vanno presi come uno stimolo, come un mancato apprezzamento del risultato. Ripeto, dicevo ai vostri colleghi, io devo essere il più possibile lucido nell'analizzare la prestazione. Fino all'episodio oltre del rigore, che onestamente non ce ne eravamo quasi accorti nessuno, fino al 2-0 a me la squadra non era dispiaciuta assolutamente, una squadra che era in partita, ha fatto per me un buon primo tempo, abbiamo subito niente, abbiamo costruito tanto. Poi dobbiamo crescere nella tenuta mentale e fisica, ma questa è una cosa che spetta a me farlo, perché dopo il secondo gol siamo oggettivamente un po' spariti dal campo e non va bene, non ce lo possiamo permettere. Dopo meno di una settimana di allenamenti ha già visto qualcosa del suo calcio oppure ancora presto? No, io non ho nessun calcio personale, cioè, assolutamente. Io pensavo, secondo me è una squadra che può giocare in una determinata maniera, ci vuole il tempo, ci vuole assolutamente il tempo. Però ripeto, a me la squadra, dirò una cosa proprio controcorrente, fino a un certo punto è piaciuta, ha fatto quello da fare, è stata aggressiva, è stata corta, ha giocato anche discretamente. È normale che, ripeto, c'è da migliorare molto. Da come si sono applicati tutta la settimana e da come hanno risposto fino a un certo punto della partita, sicuramente dobbiamo ripartire da quello. Una domanda sul Pineto, come l'ha vista come squadra? Pineto è una solita squadra, una squadra solida con degli ottimi giocatori, una squadra importante.